Siamo nel 2020 e ci sono ancora molte persone che credono che i cucchiaini si possono piegare con la forza del pensiero. Altri, illusionisti come lui, si rese conto che per combattere i truffatori, per scoprire come facevano, gli scienziati non andavano bene. Gli scienziati sono abituati a inseguire la natura e si dice che la natura sia ingannatoria, ma non è vero. La natura non ci inganna, siamo noi che ci facciamo ingannare da lei perché non siamo fatti per comprenderla. I truffatori invece ci ingannano, gli scienziati non se ne accorgono, gli illusionisti sì. Ma questo cosa c'entra col mio libro, che è Delitti e Castighi, di Naudino Editore? Questo è un libro che parla delle indagini. E io mi trovai in una situazione più o meno simile. Dopo essermi laureato in fisica, decisi di arruolarmi in polizia, non nella scientifica, come potrebbe essere, come hanno fatto tante persone, insomma, io decisi di fare l'investigatore. Mi arruolai in polizia, per 14 anni sono stato ispettore, ho diretto, comandato, come si dice, varie unità investigative della squadra mobile, che mi sono occupato di omicidi, di sequestri di persona, di violenze sessuali, di droga, di criminalità organizzata. Ho cercato di fare più indagini possibili perché a me piaceva proprio l'investigazione. In realtà nella polizia italiana chi si occupa di indagine è quasi ghettizzato, insomma si tratta di pochissime persone. La maggior parte dei poliziotti non sanno fare indagini, non le vogliono fare, non sono stati addestrati a farlo, neanche io sono stato addestrato a farlo perché è una cosa che bisogna imparare da soli, ma quando la capisci, in gergo si dice fare la PG, non si dice fare investigazione, la PG sarebbe la polizia giudiziaria. Ora, quando capisci come fare un'indagine, poi le puoi fare tutte. È una sorta di polizia all'interno della polizia. Dopo 14 anni me ne sono andato e ho cercato di mettere a frutto tutto quello che ho capito, più che imparato dalle investigazioni e anche imparato dall'esperienza quotidiana in questo libro, che aveva un'idea particolare. Cioè l'idea iniziale era quella di fornire un ausilio a chi deve scrivere gialli o sceneggiature televisive poliziesche, ad esempio, perché mi sono accorto che vedevo tantissime castronerie, cioè delle castronerie enormi, ma a cominciare dai nomi dei gradi dei poliziotti e dei carabinieri. Carabinieri già di più perché sono i gradi semplici, maresciallo, capitano, tenente, sono quelli militari, li conosciamo un po' tutti. Per la polizia invece è molto diverso, ispettore, i brigadieri che c'erano una volta prima della riforma dell'81. Però il voler dare la caccia agli errori nei gialli e nei polizieschi e nelle serie televisive è un po' un effetto da quattro occhi. Non so se ve lo ricordate, quel puffo abbastanza insopportabile che veniva sempre defenestrato e lanciato fuori dal villaggio dei funghi. Mettersi lì a dire questo è sbagliato, questo non va bene, questo di là, è una cosa abbastanza fastidiosa e soprattutto inutile, lascia il tempo che trova. Gli errori nei libri alla fine ci stanno anche bene. Cosa sarebbe la letteratura se dovesse raccontare soltanto le cose come sono veramente? Il problema è un altro, il problema è che non so se voi cucinate mai i tortellini, se fate i tortellini con il bordo di carne vengono in un certo modo, se usate il dado il risultato è molto molto diverso. Ecco, quando si scrive qualcosa, qualsiasi tipo di letteratura, anche in quella di genere, se si dà un gusto vero alle cose, allora ha un senso. Se si dà il gusto stantivo, quello di scatola, quello che abbiamo visto in televisione da altri che a loro volta si sono ispirati ad altre persone che vivevano nel mondo della televisione e del crimine e non sapevano nulla, il risultato sarà un giallo, un poliziesco, sciapo. Sciapo perché ci abbiamo messo il dado, non ci abbiamo messo la vita. Allora, il libro ha preso una piega diversa mentre lo scrivevo. E questo libro l'ho pubblicato con Naudino Editore, non so se lo conoscete, è un editore che è specializzato nei libri di teatro, di cinema e di scrittura. Quindi l'impostazione più o meno è rimasta quella. Però il modo con cui ho cercato di approcciarmi al problema è stato ben diverso. La mia idea e la mia ambizione è stata quella di prendere per mano un lettore e portarlo nel mondo dell'investigazione. E quindi trasformarlo in un investigatore, perché solo pensando come un investigatore tu puoi capire come puoi scriverlo, ma anche come intendere quei delitti che si vedono normalmente alla televisione. La cronaca nera giudiziaria interessa a molte persone, è una cosa apotropaica forse, sarà il delitto, sarà la fascinazione del male, sarà che non sono questioni in cui le persone si incrociano tutti i giorni, il motivo non lo so, però c'è tanto interesse per questa vicenda. Allora vi posso fare un esempio proprio molto, molto banale, che è il mandato di perquisizione. Allora, la considerazione più banale da fare è che il mandato di perquisizione in Italia non esiste. Noi abbiamo visti centinaia di migliaia di mandati di perquisizione dalla filmografia e dalle serie TV anglosassoni.
E per cui tutti quanti pensano in Italia, molti pensano che ci sia, esista un mandato di perquisizione che sia richiesto. Allora, il mandato in Italia è una forma giuridica civilistica, come il mandato di rappresentanza, che nulla a che vedere con la legge. C'è una cosa simile al mandato di perquisizione, che è il decreto di perquisizione che emette il pubblico ministero. Ok? Benissimo. In realtà la polizia, alla ricerca ad esempio di armi, di stupefacenti, ma in moltissimi altri casi, può entrare in casa senza bisogno di nessun decreto dell'autorità giudiziaria, così come lo può fare anche nella flagranza di reato, che è un concetto un po' complesso, ma non è questo il caso. Questo è diritto, ed è anche abbastanza noioso, a me non è mai piaciuto il diritto, poi mi sono pure laureato in giurisprudenza dopo, ma è la cosa proprio che non, pensavo non avrei mai fatto, lo trovo di una noia mortale, però serve purtroppo, in questo paese serve più che in altri. Il punto vero è che io quando entravo a casa della gente per fare le perquisizioni, ne ho fatte a migliaia nella mia vita, e di solito si entra di notte perché, come diceva Fabri Fibra, nel mio quartiere sui muri c'è scritto se arriva di notte la pula sei fritto, esattamente. Quindi io arrivavo di notte a casa di queste persone, entravo e dalla reazione si capisce subito se la persona che stai perquisendo è un criminale, avvezzo a che fare con le forze di polizia oppure no. Perché molti soggetti dicevano: ma ce l'avete il mandato di perquisizione? Ma non esiste il mandato di perquisizione, quindi non glielo possiamo chiedere. Questi erano criminali da strapazzo alle prime armi, oppure persone anche innocenti che erano finite nelle maglie della giustizia. E capita, la perquisizione non si fa soltanto alle persone colpevoli e ai criminali, le perquisizioni si possono fare a tutti, ai terzi, ai testimoni, alle vittime. Non è un atto mirato per forza di cose al criminale. E quindi, invece i criminali consumati, il mandato di perquisizione non lo chiedevano, sapevano già come funzionava, ti offrivano il caffè, si mettevano in cucina, qualcuno era un po' più incazzato, qualcuno era più sereno, ma la situazione andava via abbastanza liscia, ecco. Questo per dire che dalle pieghe, dai dettagli, i dettagli dell'attività investigativa e dell'attività di polizia quotidiana, emerge molto di più che non dalle grandi costruzioni giuridiche. Non so se lo conoscete, vi consiglio di leggerlo, Scerbanenko in tutti i suoi periodi, dal periodo rosa, quello nero, quello più giornalistico, la fase dei racconti, la fase dei romanzi. È un giornalista, Scerbanenko, un giornalista dotato di una particolare sensibilità, metteva la cronaca, i dettagli della cronaca nelle sue storie e queste le rendono innanzitutto universali, perché i dettagli, sono per sempre. Una signorina che perde il portafoglio mentre va a comprare il regalo per il fidanzato è una storia che può funzionare 200 anni fa come farà 100 anni. Non ci sarà il portafoglio, ci sarà il telefono, ci sarà la carta di pagamento, ci sarà il microchip, qualunque cosa ci sia, non è quello, perché da quel dettaglio, che è un dettaglio vero, scaturiscono emozioni e trame insieme, che si intersecano. Quindi è sempre lo stesso concetto, il concetto di metterci il brodo di carne e non il dado. Un'altra cosa, ad esempio, che potrei raccontarvi, abbastanza interessante, a cui molti non pensano, è la struttura degli uffici pubblici in Italia. In Italia ci sono impiegati e dirigenti. Gli impiegati sono fondamentalmente degli schiavi e i dirigenti hanno il cosiddetto potere di firma e decisionale. Questo funziona dappertutto, funziona nelle poste quando erano statali, funziona a catasto, funziona alla motorizzazione, eccetera, eccetera. Okay? Gli impiegati fanno le carte, poi il dirigente firma, sigla e a quel punto il provvedimento ha un'efficacia. Perché vi dico questo? Perché nella polizia non è così. Quando un agente di pattuglia, e stiamo parlando di un ragazzo che magari c'ha la terza media, okay? È stato assunto dopo la terza media, è stato addestrato dalle forze di polizia e non vi parlo, non vi dico che cos'è le scuole delle forze di polizia, perché è un argomento straordinario. Fa un arresto, quell'arresto lo scrive lui, lo firma lui e ne risponde lui. Il suo capo, che è un commissario, laureato, eccetera, eccetera, tutto geniale, intelligentissimo, va bene, e quello sopra di lui, il questore, non contano nulla. Addirittura il questore non può fare gli arresti. È una facoltà che gli viene preclusa dalla legge, per tutta una serie di motivi. Di conseguenza c'è una sorta di inversione. Perché? Perché la gente obbedisce al vertice, obbedisce al suo commissario, per forza, perché lo dice la gerarchia, è un dipendente pubblico, quindi già deve farlo. Inoltre, in una gerarchia che è di tipo più o meno militare, non è vero perché è civile la polizia, però comunque ci sono i gradi, c'è il regolamento, c'è la disciplina, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, però, e lui risponde. Quindi, se lui obbedisce ai superiori,
Poi, quando il pubblico ministero se la prende con lui, o lo indaga, o lo interroga, o lo rinvia a giudizio, lui non può dire che ha obbedito ai superiori ordini, innanzitutto perché gli ordini sono sempre orali, quindi è come se non esistessero. E inoltre, perché in realtà la legge non stabilisce questa cosa, perché lui ha firmato. Se l'arresto è illegale, ne risponde lui. Se la perquisizione è illegale, ne risponde lui. E questo crea una serie di dinamiche all'interno degli uffici di polizia molto, molto, molto complicate e molto complesse. Dei rapporti di forza che in base a cosa è disposto uno o l'altro dei contendenti, in questo caso l'agente e il commissario, diciamo, a spendere, cambia parecchio le cose. Insomma, si tratta di un mondo da scoprire, un mondo molto complesso. E io quello che ho cercato di fare è stato questo: prendere appunto il lettore per mano e portarlo all'interno, citando anche ogni tanto alcuni casi importanti. Perché? Perché i residui di sparo del caso di Marta Russo, che alla fine su cui si è basata tutta l'indagine, che poi la Cassazione ha stabilito che non erano residui di sparo sulla base ovviamente delle relazioni peritali di un certo livello, è un caso enigmatico, è un caso importante. Le intercettazioni del delitto dell'Olgiata, che non sono state ascoltate per decenni e nel quale c'era individuato perfettamente l'assassino, sono una cosa interessante, insomma, sono cose da sapere per vedere come funziona a volte male l'attività investigativa nel nostro paese, perché è una struttura stratificata, complessa, dove il magistrato è il dominus delle indagini, cioè dovrebbe decidere tutto lui, ma il magistrato ha centinaia di fascicoli e non ascolta le intercettazioni, non va in saletta, non pedina la gente, non, molto spesso neanche sente i testimoni, solo nei casi più importanti, e quando li sente non è detto che sia bravo a sentirli, perché il suo lavoro magari è un altro, lo svolge meglio in aula. Di problemi ce ne sono tantissimi, e quindi ho cercato anche di parlare un po' di tutti questi problemi che attanagliano il sistema. Il risultato cos'è? Il risultato è questo libro, che è comodo per gli scrittori, ma piacevole per tutti, e che cerca di aprire uno squarcio e raccontare veramente come si fanno le indagini. Perché come si fanno le indagini? Non c'è una scuola in Italia, non c'è un libro, non c'è un manuale, non c'è un docente che te lo insegna. Tu entri in una forza di polizia, finisci un reparto, ti devi studiare la legge perché sulla legge ti devi basare, prendi gli spunti dai tuoi colleghi che certe cose le fanno giuste, certe cose le sbagliano, provi, vai per tentativi ed errori e entri in questo mondo che è un mondo illusionistico. È come il mondo di James Randi. Tutti cercano di ingannarti, tutti raccontano una versione dei fatti che non è quella vera, e tu devi cercare più o meno di trovare la verità. Poi in realtà è vero quello che si dice, cioè che a processo non conta la verità, a processo arrivano due storie, quella dell'accusa e quella della difesa, e alla fine quella che vince è la storia migliore, non certo quella più vera. E questa non è una bella cosa se ci dobbiamo pensare, ecco. Però purtroppo è il modo in cui funzionano i processi. Quindi io vi saluto, scusate per i capelli, ma come sapete non si possono tagliare ormai da mesi e chissà quando li potremo tagliare. Questo ve lo faccio vedere nel mio libro, c'è l'introduzione di Giancarlo De Cataldo, che l'ha trovato interessante, ha voluto scrivermi l'introduzione. Di Nodino Editore lo trovate nelle librerie, in qualche store online. E con questo vi saluto.